Se io vi dico disabili, voi cosa pensate? Esatto, una persona forte, uno capace di superare tutte le peripezie che gli si parano davanti in modo straordinario, quasi eroico. Ecco, è solo un racconto, non è quasi mai la verità. Ma a quanto pare, tutti ci credono. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti, io sono Bruno e questa è una nuova puntata di Occhio al Mondo. Oggi parliamo di disabilità ed eroismo. Eh sì, la disabilità è sempre difficile da trattare nelle grandi narrazioni proprio per la sua anormalità, cioè senza girarci intorno. Se ci troviamo in difficoltà nel parlare con persone con la pelle di un colore diverso, immaginatevi di parlare con uno che, boh, non ha le braccia. Cosa fai quindi? Qual è la cosa che ti viene da fare? Lo innalzi in modo tale che sia moralmente superiore a te. Così tu riesci a sentirti meno a disagio, perché alzandolo da quello che ritieni essere il suo livello, lo porteresti al tuo. Pensiamo solo che in televisione vengono mostrate solo persone che sono riuscite nello sport, persone con tante lauree, persone che sono fantastiche, che fanno cose incredibili, che superano i limiti. Perché alla fine si riduce tutto a questo. Si parla di superare i limiti. Ed è una cosa molto abilista, secondo me, vedere la disabilità come un limite. L'ho già accennato in qualche puntata fa, cioè, come una battuta, giusto per stemperare la tensione. Però è un problema serio. L'abilismo è fondamentalmente la discriminazione nei confronti di persone disabili, presupponendo che abbiano un corpo abile. Il termine ha iniziato a diffondersi negli ambienti americani e britannici alla fine degli anni 80, includendo moltissimi comportamenti sia più palesi, tipo barriere architettoniche, sia più sottili e impercettibili e di cultura e società, come quando tipo usi disabile come insulto, tipo "You're falling down!" e altre cose del genere. Appunto, come in una qualsiasi discriminazione, si descrive la persona definendola unicamente per la sua caratteristica, facendo una generalizzazione. I disabili diventano delle fantastiche e bellissime cose che, wow, pazzeschi, possono fare un sacco di roba! Oppure, povere vittime, derelitte che vanno compatite con tristezza nell'anima. Piccola nota. Quest'ultimo stigma è molto presente quando si parla di disabilità cognitive o disturbi mentali, però vabbè, sui disturbi mentali ci sarebbe da aprire un'enorme parentesi di cui io personalmente non so abbastanza, quindi taccio. Vabbè, tornando a noi, questo sistema valoriale, oltre a essere sbagliato sotto tanti punti di vista etici, è un danno per la comunità dei disabili, perché crea tanta ansia, tanto mal di vivere nelle persone con disabilità. Sai, si devono riscattare in quanto persone con disabilità, perché se riescono a eccellere, a dimostrare di fare cose incredibili, non saranno vittime. Nella grande narrazione non esisterà mai la via di mezzo, non esisterà una zona grigia. E se non sei come Zanardi o Bevevio, magari non hai neanche la possibilità economica, ti senti inadeguato, ti senti una potenziale vittima di tutto questo sistema che ti denigra se non superi determinati ostacoli. La narrazione che percepisco più è quella, quindi, della disabilità stessa, più che della persona disabile in sé. Tu non parli di Andrea Bocelli. No, ok, esempio sbagliato. Tu non parli di Pistorius, cioè. Ok, vabbè, io non sono bravo con gli esempi. Comunque, tu non parli di Pistorius. Tu parli del tizio senza gambe che ha sparato alla compagna. E sì, in effetti quel suo ultimo esempio non coincide con quello che succede di solito in realtà. Però, davvero, solo lui e pochi altri sono stati raccontati come esempi negativi di disabili da non seguire. Però avete capito il concetto. È che implicitamente ci siamo sempre detti che la disabilità è una mancanza che deve necessariamente essere riempita. Se no. Cioè, davvero. A me piacerebbe che la narrazione dei disabili cambiasse un po', si svecchiasse, diventasse un po' più e un po' meno. Cioè, hai capito?
Sarebbe bello avere una narrazione nella quale i disabili sono messi al pari degli altri. Magari con qualche accortezza più, perché comunque è oggettivo che ci sia un problema, ma pari. Durante il lockdown molti hanno avuto da sindacare perché si lasciavano uscire i disabili, in quanto non era giusto. Oltre all'espressione lasciavano uscire che è infelice, qui la narrazione del disabile eroe ha vacillato. Ha vacillato e per tutti è stato l'esatto opposto. La vittima. Che poi in questo caso aveva pure senso sta cosa, ricredo. Non voglio dire... Vabbè, lasciamo perdere la politica. Ridurre quindi i disabili a vittime del mondo, della società, che non riescono a districarsi in questo mondo complicato che non permette a nessuno di andare avanti. Mi sembra troppo. Ho assistito a persone che cercavano di aiutare anche se era palese che il disabile fosse in grado benissimo di farcela. E no, aiutiamoli, noi dobbiamo aiutarli perché insomma se no non ce la faranno. Oh! E poi, caso strano, quando ce la fanno sono degli eroi che nonostante le intemperie della vita, nonostante tutta questa difficoltà incredibile nell'affrontare il mondo, sono riusciti a uscirne indenni, più forti, temprati. E porca... Scusate, faccio un po' lo spigoloso della situazione perché veramente mi sta sfuggendo di mano. Però la questione è che se davvero noi siamo eroi, perché sugli autobus ci sono ancora le scale, perché gli sportelli degli uffici sono alti a parte uno solo che è basso per disabili? Giusto, perché siamo eroi e dobbiamo superare... Ma perché faccio queste domande? È ovvio, perché siamo eroi e dobbiamo superare gli ostacoli. Quindi, concludendo, a cascata, se cambi la narrazione, riesci a migliorare l'approccio che si ha verso questa minoranza. Davvero, se andiamo avanti così, alla fine la si appiattisce una persona, facendola diventare la sua peculiarità. Ed è avvilente, ve lo assicuro. Non dobbiamo essere sempre al top in ogni cosa per sentirci in pace con noi stessi. E questo vale anche per i normodotati, che poi magari sei anche il migliore in qualcosa, sei il più bravo di tutti, ma se lo sei diventato perché ti facevi schifo, c'è un problema. Ho passato anch'io gran parte della mia vita, almeno quella cosciente, ad odiarmi. A pensare che ci fosse sempre qualcosa da migliorare e cambiare per essere accettato. Amato, quel che diavolo era. Ma allora, odiarsi porta al cambiamento? No! La motivazione "non mi merito nulla altrimenti" ti porta all'autosabotazione, a vivere male qualsiasi ostacolo verso il cambiamento e sentirti malissimo con te stesso. E davvero, non ne vale assolutamente la pena. Non vale assolutamente la pena vivere in questa maniera. È molto più sano ed efficiente scavare un po' a fondo, accettare i propri difetti e iniziare il cambiamento su basi solide e felici. Ok, lo ammetto, per arrivare all'attuale consapevolezza di accettazione della mia disabilità ci ho messo... tirate un numero? Esatto, Gianluigi, 20 anni. Quindi smettiamola di passare l'idea che siccome uno ha un problema, allora deve necessariamente, per forza, ed obbligo, alzarsi in piedi subito dopo e reagire in modo eroico, pazzesco, incredibile. Altrimenti è un fallito. No! Ci sono anche le vie di mezzo, ma per ora guardateci pure come i disabili di Schrödinger. Non saprei mai se siamo eroi o vittime finché non ci parli, giusto? E con questo io la chiudo qui. Questo era Occhio al Mondo. Se ti è piaciuto, ti invito a condividerla con i tuoi amici e i tuoi conoscenti, sia il formato audio che il formato video. Quindi se davvero ti è piaciuto, metti mi piace e condividi. Io intanto vi saluto, vi auguro una buona giornata, serena e positiva, e noi ci si vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web, questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.